Ora, cordiale saluto da Bruno Pizzola per questa Cile-Svizzera. Ecco gli svizzeri che manovrano a centrocampo. Jekin, Insteiner, fermata fallosamente. Calcio di punizione per gli svizzeri e la prima ammonizione per Fierro, il cileno Fierro. E vediamo l'intervento. Steiner battuta, palla al limite, allontana la difesa cilena. Altro calcio di punizione questa volta per i cileni. Contreras sarà battuta, lunga verso la via, fermato da Frey. Senderos, Svizzera che ben messa in campo già nella prima partita ha fatto vedere cose buone. Fierro, il cileno avanza sulla fascia, si gira, la mette dentro, tiro e stupenda parata di Benaglio su questo tiro al volo. Primo pericolo quindi portato dal Cile alla porta svizzera. Vidal, Fernandez, Umberto Suazo, ancora Fernandez, fermata la palla da Sendero, si riparte la Svizzera con Barnetta che manda il pallone verso Frey. Conquista di nuovo la palla il Cile, Fernandez. La via. Frey viene fermato dalla difesa cilena che è molto alta. Fierro, Melendez, Valdivia, Fernandez, attenzione limite, Fernandez, interviene la difesa svizzera e all'ultimo riesce a evitare un pericoloso faccia a faccia tra il centravanti cilena e il cileno, scusate, il portiere Benaglio. Intanto viene richiamato alla via che è già stato ammonito, deve stare attento per questo fallo su Ricci. Vengono alla battuta Frey di testa, Fernandez, Vidal, ancora Fernandez, Contreras, Vargas, Fierro, Valdivia, ancora Fierro, Melendez, Fernandez. Calcio di punizione, partita piena di contrasti e c'è l'ammonizione anche per Navia. Prima ho sbagliato, ho detto che era già stato ammonito, in realtà si trattava di Fierro. Per di occhio, di testa, Vicky recupera per Umberto Suazo, via. E finisce il primo tempo, Svizzera e Cile 0-0. Secondo tempo, 0-0 il risultato, ricordiamo, con il Cile che ha più grinta agonistica rispetto alla Svizzera e difatti ha anche due cartellini gialli. Cile vicino al gol in un'occasione, grande parata del portiere Benaglio. Attenzione Vicky, apre il lancio, attenzione attaccante svizzero Mollanten. Si è trovata tu per tu con il portiere cileno che ha messo in calcio d'angolo, la prima vera occasione per la Svizzera. Derdiok alla battuta del corner, palla dentro, colpo di testa liberare della difesa cilena, recuperano gli svizzeri, poi ancora il Cile. Contreras, attaccato da Frey. Sanueza, Derdiok, Valdivia. Evitato l'intervento del difensore svizzero, attenzione, Navia in area di rigore svizzera,
spazza via la difesa rossa crociata. Melendez la mette dentro, attenzione, colpo di testa, palla che termina alta sopra la traversa di Benaglio. Senderos, Jaikin, Barnetta, Vicky dentro, attenzione, non riesce a chiudere il triangolo il compagno di reparto d'attacco svizzero, e quindi adesso il Cile che scende con Vidan Gossi che è subentrato in questo secondo tempo. Vicky, Ziegler scende sulla fascia destra, Ziegler, nessuno a contrastarlo. Ziegler punta l'area, attenzione, Ziegler entra, viene atterrato al limite e l'arbitro tira fuori il cartellino giallo per Melendez. Ha rischiato grosso il difensore cileno che appena fuori dall'area lo ha messo a terra. Derdiok sulla palla, cross, colpo di testa, c'è la parata di Bravo. Partita che nel secondo tempo ha regalato qualche emozione in più e che ha visto la Svizzera più vivace che nel primo tempo. Vargas, Fernandez, attenzione, chiude il triangolo Villanueva, si accentra, prova il tiro. Escono adesso gli svizzeri dalla propria area, ma Soneza riconquista il pallone, limite dell'area, Fernandez prova il tiro, altro rimpallo, Melendez, attaccano in forza i cileni, ancora Melendez va al tiro ma palla fuori misura. 0-0 tra Svizzera e Cile. Presumibilmente siamo alle ultime battute di gioco. Begel, Senderos, e l'arbitro fischia la fine, Svizzera e Cile 0-0.